oggi. La dottoressa Carlotta Zonza, embriologa, che opera nel campo della procreazione medicalmente assistita, o come diremo, come abbiamo trattato in tutta la puntata, detta anche PMA, e che opera tra Cagliari e Barcellona. Ciao Carlotta, ti dico ciao perché insomma a noi ci lega anche un'amicizia di vecchia data. Ciao Gisella, è un piacere stare qui con te oggi. Ok, con te trattiamo la tematica di oggi, così particolare, così profonda, forse anche poco conosciuta o poco esplorata culturalmente, che è appunto quella della procreazione medicalmente assistita. Mi piacerebbe chiederti come primo aspetto qual è, in base alla tua esperienza in questi anni di lavoro, la percezione a livello sociale di questa modalità col quale ci si avvicina all'esperienza della genitorialità. Prima di tutto vorrei dire che la PMA è una grandissima soluzione per quelle donne o quelle coppie che non riescono a rimanere incinta naturalmente. A livello sociale il problema più grande credo che sia il fatto che si sia spostata l'età materna. Infatti, se ci pensiamo, per esempio, in Europa in media la donna diventa mamma del primo figlio a 29-30 anni, una situazione molto diversa se magari pensiamo anche solamente alle nostre mamme. Questo, come ben sappiamo, è dovuto alla nostra emancipazione, alla nostra indipendenza come donne, che è un passo fondamentale nella nostra società. Però torniamo a noi, dunque, esiste una gran parte delle donne che non ha nessun problema a rimanere incinta naturalmente, mentre un'altra parte dovrà comunque ricorrere a trattamenti di PMA. Ad oggi sono tantissimi i bambini che nascono attraverso queste tecniche e le percentuali di successo sono altissime perché le tecniche si sono specializzate moltissimo nel tempo. A livello sociale la PMA è ancora vista come un tabù, anche se sono fatti dei passi da gigante. Per esempio, se io vi volessi parlare della Spagna, dove io comunque lavoro, noi non trattiamo solamente coppie infertili, ma trattiamo anche donne omosessuali e donne single, permettendo che la maternità sia un diritto di tutte le donne, senza nessun tipo di discriminazione. Cosa che, per esempio, ancora in Italia non è possibile, perché in Italia possono accedere a questo tipo di tecniche solamente coppie eterosessuali. Mi viene da chiederti una cosa rispetto al vissuto della coppia, nel senso che entrano in gioco tante dinamiche anche un po' ancestrali, un po' personali. Qual è la tua esperienza rispetto a questo? Guarda, le coppie che si avvicinano a questa esperienza la vivono come una cosa molto intima, è una cosa molto personale e in generale preferiscono non parlarne con nessuno. Questo perché secondo me lo vivono come un problema, ok? Comunque ancora ad oggi in questo senso c'è moltissima paura del giudizio degli altri, quindi ci sono pazienti che preferiscono non raccontarlo a nessuno, soprattutto se si tratta di un trattamento di donazione. Anche se poi in questo senso credo che la società si sta evolvendo e piano piano stia cambiando e che comunque siano sempre di più le persone che non hanno paura di raccontare la propria esperienza. Io ci penso un momento e credo che un genitore è chi se ne occupa giorno dopo giorno. E il concepimento è solamente l'inizio di una vita che si apre al mondo, quindi alla fine mi chiedo, è così importante che tuo figlio abbia i tuoi geni? Proprio a proposito di questo, un po' questa difficoltà a condividere, quali sono secondo te diciamo i luoghi comuni nei quali più spesso si cade di fronte a una coppia, una madre o un padre che, come dire, dichiara questo di percorrere questa esperienza? Guarda, viviamo ancora in una società tradizionale e di impostazione cattolica ed è molto difficile accettare l'idea che la scienza possa intervenire nel concepimento di un bambino. Spessissimo l'infertilità è vista come un handicap e come un grande problema. Per quanto riguarda l'infertilità femminile, a volte per la donna è molto difficile,
vedi che la tua amica, la tua collega di lavoro, la tua vicina rimane incinta mentre tu no. Quindi ti senti magari discriminata, emarginata, diversa. Invece, magari per quanto riguarda l'infertilità maschile, molto spesso è vista come una mancanza di virilità. E ciò non ha nessuna logica. Le cause dell'infertilità maschile possono essere molteplici. Io lo dico sempre ai miei pazienti che non devono vedere l'infertilità come una malattia, ma come un qualcosa che si può risolvere. A questo proposito vorrei dire che un trattamento di PMA è comunque sempre uno sforzo psicologico e fisico. Per questo motivo consiglio sempre ai miei pazienti di ricorrere a un supporto psicologico, anche per poter affrontare con serenità e armonia questo percorso. Abbiamo iniziato la puntata della Quabà proprio con un'immagine estratta da un lavoro autobiografico di una donna, una fotografa che ha utilizzato l'immagine per raccontare il suo percorso. Ecco, forse c'è anche da raccontare che il percorso che richiede un tipo di esperienza di questo tipo non è molto semplice a livello di impatto fisico, emotivo. Anche questo viene raccontato poco, o mi sbaglio? Certo, sì, viene raccontato poco e non è una passeggiata, è una cosa che si può affrontare, però ovviamente anche a livello ormonale è un campo importante per la donna, e quindi questo a volte può diciamo avere anche delle conseguenze, anche se poi, te lo dico davvero come esperienza, una volta che c'è la gravidanza tutto questo viene dimenticato. Va bene, sicuramente, insomma, troppo breve questa chiacchierata per capire a fondo il mondo della PMA, però ecco, ti ringrazio moltissimo, Carlotta, per questo tuo intervento e per tutta la testimonianza che tu ci porti. Grazie mille a te Gisella, è stato un piacere. Come tu ben hai detto, il tempo è stato poco perché l'argomento è molto grande, però credo che abbiamo toccato dei punti importanti. Grazie mille.